Pensiamo allora al passato. Al passato. Perché noi siamo andati a sperciare nel tuo Instagram, abbiamo trovato una foto carinissima di te, piccolino. Piccolino a New York. Come eri tu da piccolino e com'era la vita tua a New York? Ero un bambino sfigato. No, sfigato, no. Ma carino. Ma carino, furbettino. Mi facevano vestire così male, no? No, tra l'altro è un'eleganza che ti contraddistingue, no? Anche adesso. Infatti sono un po' Tom Ford prima che esisteva Tom Ford, no? Era un po' avanti la moda. Credo di avere anche un'altra foto e con questa foto volevo chiederti se tu a casa, vedendo tua madre che cucinava, giudicava già la sua cucina oppure no? Beh, questo era un questa foto è un periodo di avevo tipo 13 anni e penso che il cibo in quel momento non era la cosa più importante nella vita. No, no, cosa pensavi? Che cosa pensavi? Pensavo sì, a come affrontare le ragazze, perché non avevo molto successo da bambino, da ragazzino con le ragazze. Nonostante questo ciuffo? Non ci credo. È meglio adesso. Era un periodo molto, molto difficile. Senti, Gio, invece tu sei cresciuto in una famiglia che ha sempre avuto ristoranti, quindi tu da bambino sei proprio venuto grande, nella grande ristorazione. Sì. Ha influito nelle tue scelte lavorative? Certo, certo. Io sono nato nel Queens, che è la periferia di New York, è cresciuto in Brooklyn. I miei hanno aperto il primo ristorante nel 1968, l'anno che sono nato, e un po' sono cresciuto nei ristoranti italiani del New York. Diciamo che la tua mamma è stata una figura fondamentale, perché tua mamma è una star della cucina americana, ha portato la cucina italiana in America. E diciamo che il primo passo verso la distanza dalla povertà è iniziato, certo, con Lidia. Lidia ha fatto 25 anni di televisione in America, sempre cucinando cibo italiano, raccontando la sua storia. Sì, ha fatto una storia televisiva importante e molto lunga in America. Ha raccontato un po' l'America, cos'è l'Italia. È entrato in scena mia nonna Erminia, tutta la famiglia. Allora, per America, Lidia un po' rappresenta la nonna, la mamma che cucina a casa. E allora ti facciamo vedere subito una foto di tua nonna Erminia. Dove? Se non te la ricordi. No, ma è per presentarla al pubblico. Sì, sì. Perché in realtà lei è proprio una vera e propria eroina. Sì, sì. Avete scavato il mio Instagram bene. Sì, perché siamo femmine, quindi sbirciamo fino... Sì, nonna Erminia ha 97 anni, è ancora completamente lucida, un fenomeno, la vado a trovare almeno una volta alla settimana, è top. Nonna Erminia è diventata, forse proprio per tutto quello che ha passato nella vita, quella che oggi si chiamerebbe un influencer, cioè una di quelle donne talmente solide che hanno un'opinione su tutto. E proprio da Instagram abbiamo scovato alcune sue perle. In questa, per esempio, esprime la sua opinione sulle bellone di oggi, cioè su come si comportano le donne un po' in giro. Vediamo. E le ragazze che mostrano le tette, il culo sul bagno. Quello non mi piace. No. I don't care so much. Don't exaggerate. No. Qualsiasi donna e uomo non deve esagerare, per mio conto. Ma quelli qui che li mettono in mostra, secondo me, vogliono essere fotografate, secondo me, no? Io credo di sì, altrimenti non si spogliano. Sei d'accordo o dai ragione a nonna? No, arrivo a casa sua e lei legge tutti i giornali di gossip italiane, tipo Gossip, anche non so, Novella 2000. E ha detto così, ha detto, nonna, cosa stai leggendo? Perché io vivo un po' in quel mondo di gossip, di trash in Italia. Sì. Ha detto, nonna, devi leggere le cose più sagge, questo non va bene, qui c'è solo donne che si mettono in mostra. E lei piace questa roba. E poi quando io sono dentro è il top per lei. Allora se mi vedi in chi qualche volta lo fa solo per il nonno e il mio. Oggi ritaglia tutti i tuoi articoli, se li tiene. Se nonna dovesse mai dirti qualcosa su di noi, ce lo fai sapere? Cioè, certo, se te la ritrovi che si ritaglia anche. Mandiamo una selfie dopo, sarà molto contenta. In realtà poi ha fatto anche un'altra cosa, io l'ho amata, perché tu stavi partendo per l'America e lei ha fatto questo. Ok, noni, vado via. Mi dispiace che vai via così presto, ho piacere che sei stato qui, ritorna prima di andare fuori di casa, guarda di farti sempre il segno della croce e che il Signore ti accompagni. Ma perché? Perché ti difende da ogni male, da gente cattiva, da gente che non è normale, non si sa mai nella vita. Tu pensi che Dio guarda a me?
e come che ti guarda e ti difende. Guarda, ok, come faccio così? Mostrimi come si fa. In nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo, così sia. In name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Così sono protetto. That's it. Gossip e santità, è stupenda. La benedizione è stupenda. Sono le piccole cose nella vita, sì. Ma non sono piccole, sono grandi. Dipende se credi, se sei credente o no, certo. Ma per lei è importante, esatto, come vedi. Ma no, è quello che lei ti vuole trasmettere. Sì, sì.